principale, ce ne sono tanti di motivi culturali, storici, ma credo che il motivo principale per cui c'è tutta questa attenzione, tutta questa affluenza, è una motivazione economica, c'è cioè una motivazione fiscale dove i veneti pagano nel complesso 70 miliardi di euro di tasse, 50 miliardi sono investiti nel territorio come servizio pubblico, quindi mancano 20 miliardi che in una popolazione di 5 milioni di abitanti sono 4 mila euro a testa e all'anno, quindi per una famiglia di 5 persone parliamo di 20 mila euro all'anno, insomma, quindi in 10 anni lo Stato italiano si prende la casa di ogni famiglia veneta. Questa è la motivazione che, soprattutto in questo momento di crisi, che i cittadini veneti non riescono più a sopportare e questo ha motivato il grande entusiasmo verso il referendum per l'indipendenza del Veneto. Beh, sicuramente se viene raggiunta la maggioranza di voti, cioè un quorum, sicuramente ci sarà una dichiarazione di indipendenza unilaterale. C'è già una bozza di questa dichiarazione, dopodiché c'è anche in programma una bozza di Costituzione che verrà presentata il 31 marzo, che un docente universitario, il professor Bernardini, sta finendo di preparare, però questo naturalmente se c'è una maggioranza che legittima questo tipo di azione, però sicuramente sarà una dichiarazione di indipendenza unilaterale. Questo è un percorso che abbiamo deciso di fare in questa maniera perché la situazione economica è critica e non possiamo aspettare di negoziare o di fare una transizione fluida, cioè vogliamo sicuramente tenere i migliori rapporti con lo Stato italiano, i canali commerciali aperti, però sicuramente dal punto di vista unilaterale ci sarà uno shift, ci sarà uno spostamento riguardo le risorse fiscali, cioè vogliamo riappropriarci immediatamente delle risorse fiscali del Veneto. Allora, l'ultimo sondaggio scientifico fatto è di febbraio 2014 e dice che tre veneti su quattro andrebbero a votare questo tipo di referendum. Dei tre veneti che decidono di andare a votare, due su tre votano sì per l'indipendenza del Veneto. Quindi anche con questi numeri in teoria dovrebbe bastare. Il problema è che i media contano tantissimo, c'è stato un oscuramento di questa informazione. Il problema è che anche se i veneti sarebbero disposti ad andare a votare sì, la domanda cruciale è se sono informati a dovere e se effettivamente andranno a votare. Cioè, c'è una differenza tra il sondaggio e il risultato reale. Adesso abbiamo dei risultati parziali, non possiamo divulgare finché le urne sono ancora aperte i risultati sul sì e sul no, però quelli sull'affluenza possiamo dirli. Oggi, nella prima giornata di votazione, sono andate a votare 430.000 persone, quindi un 11-12% dell'elettorato. Stiamo parlando di un elettorato di 3 milioni e 8 di cittadini veneti. Le urne sono aperte per 5 giorni. Se si ripete questo risultato ogni giorno, allora ce la facciamo a raggiungere i 2 milioni di voti. Purtroppo sappiamo che spesso il primo giorno si riceve la maggioranza di voti e nei giorni seguenti molto di meno, quindi non siamo proprio sicuri che verrà raggiunto un quorum, però è ancora troppo presto dirlo perché alcune zone del Veneto, molti cittadini non hanno ancora ricevuto i documenti elettorali con il codice personale di voto, quindi potrebbe essere che nei prossimi 2 o 3 giorni, quando verrà completata la distribuzione di questi documenti elettorali, che ci sia una continuità di affluenza, però è ancora troppo presto dire. Quindi come comitato non abbiamo posizione né sul sì né sul no, perché c'è anche un comitato del no che sta lavorando.
entrando sotto l'ombrella dei club sci. Però io posso darle la mia opinione personale su questi temi, però a prescindere dalle opinioni di ogni cittadino, credo che sia giusto nel XXI secolo dare delle indicazioni, dare un mandato ai delegati che verranno eletti da questo plebiscito, delle indicazioni su questi temi, perché no, nessun cittadino, non solo veneto, ma neanche italiano, è mai stato interpellato su questi temi. Quindi molti vorrebbero una Svizzera veneta, quindi niente euro, niente Unione Europea, niente NATO. Molti vorrebbero un'Austria che ha sia euro che Unione Europea. Ci sono anche delle possibilità intermedie, tipo la Danimarca che ha l'Unione Europea ma non ha l'euro. Quindi abbiamo ritenuto fondamentale interpellare i cittadini per sentire cosa ne pensano e dare così un mandato, un'indicazione su come impostare la nuova Repubblica Veneta. Ma sicuramente non verrà a mancare una continuità culturale, un legame commerciale, quello continuerà, si potrà comunque andare in vacanze in Sicilia, si potrà comunque vendere i propri prodotti in Veneto, quindi da quel punto di vista lì facciamo parte di un mercato unico, non solo italiano ma europeo, quindi non ci saranno problemi da quel punto di vista lì. E soprattutto una riforma amministrativa, non sarà più tutto centralizzato a Roma, dove le tasse di ogni comune vengono tenute nelle casse a Roma, ma i comuni veneti potranno gestire il 100% delle proprie risorse, indipendentemente da Roma. Quindi non direi senza, ma alla fine è una riforma amministrativa.